Salve a tutti ragazzi e bentornati a MySciosha. Siamo tornati con Assassin's Creed Valhalla. Mi raccomando, supportatelo alla grande perché so che vi piace. Mi piace tantissimo e voglio portarlo alla conclusione. Quindi tranquilli, anche se abbiamo un'altra serie, noi siamo qui pronti per guadagnarci un posto nel Valhalla. Ma prima dobbiamo conquistare l'Inghilterra. A quanto pare il nostro amico Osbaldo, e abbiamo capito che è un po' uno smidollato da un certo punto di vista, dall'altra sa gestire le cose, perché questa città sembra essere piuttosto florida. Ora, amici miei, la questione è molto semplice. Noi lo aiuteremo e faremo di tutto affinché possa essere appoggiato, e soprattutto dai fratelli della sua promessa sposa, che a quanto pare... Ma sta spallando la cacca? Ma no, ma tu sei un reggente, non puoi stare qui. Ah, buongiorno. Già in piedi, vedo. Sei un gran lavoratore, ma coi banchetti non ci siamo. Di certo non è l'ideale per un re. Hai ragione. Trovo grande conforto nel lavoro manuale, cosa che un re non dovrebbe ammettere. I fratelli ti hanno umiliato. Sta a te rispondere ai loro insulti. Non puoi ignorare questo affronto. A me mi frega anche altro. È stata una futile schermaglia con due bestie. Do più credito al verso di una mucca che ai loro insulti. Ci sta. Però, peccato che... Devo preparare un matrimonio e salvare un regno. Non ho tempo per gli stupidi. Hanno tradito la tua ospitalità, Oswald. Dalle mie parti è un affronto gravissimo. Bene, bene. Ecco l'infangato sassone che mette alla prova la mia pazienza. Reggente Finnir. Lo so, ieri non ho fatto una buona impressione, ma non temere, i danesi cambieranno idea. Il trono reclami, ma polso non hai. Se Halfdan giungesse, sarebbero guai. Direbbe, quest'Oswald è un re da pollai. Tu blateri e cianci di quel che non sai, è ciò che ti rende più stolto che mai. Se non gli rispondi, non sai nessuno qua, eh? Lui? Che cos'è successo? Si chiama canzonare, Oswald. Si usano rime e ritmo per umiliare l'avversario. Ora prova a rispondergli. Povero sciocco! Somigli tanto a uno straccio! Fai ridere i polli e rimi a casaccio! Sì. Non male, non male! Deridi il suo aspetto. Attaccalo sulla sua dignità. Sotto quella scorza dura c'è un bimbo piagnucoloso. Sfrutta la cosa. Quando si vanta, colpiscilo nella sua dignità. Ho solcato le acque. Sono andato lontano. Ma sospinto dai venti? Del tuo teretano. Del tuo teretano. Oh, intendi le flatulenze. Oswald, ragazzo mio, senza il tuo corvo sei perduto. Non sarà mai un re degno. Per lui non c'è cura. Prendi il gioco di sua madre. Rispondi con qualcosa di personale. Attacca sua madre. E tu eri solo un infante, d'orrenda fattura. Persino tua madre prese grande paura. Sta zittito. Bravo, ben fatto. Prima di estrarre le spade e bagnarle nel sangue, distruggiamo i nostri nemici con le giuste parole. Hai un talento per le rime, lo ammetto. Ma come se la caverà la tua lingua contro il ferro di un'ascia? Ah, dalle parole si passa ai fatti, eh? Eivor che sgliccia, non so se avete visto. C'ha la testa un po' sgliccioso. Copriamolo, Finnir. Ti sfido a un Holmgang. Stai scherzando, sì? Oswald? È un duello per risolvere le dispute. Un Holmgang. Sì, un duello mortale. Ah, mi sono sbagliato. Allora meglio parlarne. Giochiamo a carte. Troppo tardi, la sfida è stata lanciata. Ma un duello contro Finnir non ti darebbe alcun onore. Combatterai con me. Un attimo, Detto questo, non voglio certo uccidere un sassone per le strade di Helmenham. C'è un'isoletta lungo il fiume, vicino a Sihenge. La sua acqua laverà via il sangue. Prepara il quadrato. Ci incontreremo là. Spero tu sia pronto.
Devo esserlo. Dammi solo un momento per prepararmi all'idea. Non farci attendere. Non sarebbe degno di un re. Cioè ci facciamo battere? Che dite? Che dici? Che dici? Pronto per l'Holmgang? Lo spero. Ma devo prepararmi. Ci vediamo sull'isola. Ok ragazzi, noi ovviamente abbiamo tutto l'interesse nel farlo vincere. Ce l'hai fatta. Ora azzuffati con cautela e vacci piano col futuro re. È l'unico rimasto a poter reclamare la corona. Re si diventa, non si nasce, Finir. Vedremo cosa potrà diventare Oswald. Vedo che sai ancora tracciare un quadrato. Vivo in Anglia Orientale da molto tempo, ma sarò sempre un danese. Dobbiamo proprio, Eivor. La forza e il coraggio sono una benedizione, Oswald. Ti serviranno se vuoi che i danesi ti accettino come re. La vera forza sta nella risolutezza, Eivor. Una voce ferma che risuona dentro di noi. Non ho mai sentito di viscere parlanti, ma un ascia zittirebbe quella voce in un secondo. Devi essere pronto. Ma sei disarmato? Dov'è la tua risolutezza? Non piagnucolare e attacca! Riusciremo a fare di te un re. Lo dobbiamo allenare. Ti ho fatto male? Sì. Un bel colpo. Sì. Continua. Non trattenerti. No! Questo l'hai sentito. Sono ancora in piedi. A posto. Credi che i danesi seguiranno questo rammollito? No. Respiro ancora. No! Mostrami che sai fare, Sassone. Dai, Sassone, su, alzati. Alzati, Sassone. Avanti. Sorprendici, re. Io solo con i perri, ragazzi, lo sto spanicciando. In questo passo non sarai mai. No, che tiri fuori cosa? L'Anglia non ha niente di meglio da offrire. Sì. Ma perché hai tirato fuori la roba? Te lo dimostrerò. Forza, John Batty. Ma mi devo far battere, mi sa, ragazzi. Palla finita, Eivor, è una vera tortura. Ma il fatto che si rialza sempre è quello. Ma tu ci hai dato una bella prova, Oswald. Sta giù, Oswald. Ora basta. C'ha quei capelli a tendina, ragazzi, da classico bravo ragazzo. Non mi arrenderò. Ti sei battuto bene. Non con grande abilità, ma con spirito e coraggio. Combatti sempre con tutte le tue forze, anche a costo di sporcarti le mani, anche a costo di infrangere le regole. Perché non ci sono regole. Non se ti lanci in battaglia a testa alta. Ecco il senso dell'onore. Affrontare la battaglia, questo è l'importante. Una rissa in riva al mare non basterà a convincere i fratelli. Oswald deve portare risultati, riparare ingiustizie, reagire a Rued e ai suoi uomini. I razziatori dell'attacco a Beatley sono accampati sulla costa. Dobbiamo occuparcene, al più presto. Accrescerai di molto la tua reputazione. E se porterai in dono ai fratelli una parte del bottino, saranno in debito con te. È tempo di sporcare la tua lama. Eivor, immagino che la tua ciurma ci assisterà nell'attacco. Quindi ragazzi si deve fare una razzia in bello stile. Che bello ragazzi, è pure uscito il sole, guardate. Non sembra proprio di stare in Inghilterra, eh? Andiamo a compiere la razzia. Nessuno si è mai azzardato a opporsi al clan di Rued prima d'ora. Siamo un regno di contadini e mercanti. Persino contadini e mercanti combattono con una buona guida. Spero che la tua fiducia nei porcai sia ben riposta, Eivor. C'è molto da fare, sì, ma saremo all'altezza del clan di Rued. Dio farà sì che accada. Ah beh, ma sai come si dice, no? Aiutati che Dio t'aiuta. Che cos'è? Una specie di caserma? Sfruttiateli! Date porciai! Andiamo a prenderci il maiale! Portate loro l'oblio della lava! Sì, guarda quanto è poeta, Eivor. L'oblio della lava! Farò da solo? Spam! Ragazzi, questo martello l'abbiamo preso in live, eh? Io spero però di trovare armi sempre più forti, perché ultimamente, insomma, sono sempre le stesse.
Uso l'ascia di mio padre da praticamente l'inizio del game. Beh, non lo questi che famo, non lo salviamo. Esci, esci, prete. Prete, stand a fuoco, prete. Speriamo che sia qualcosa di interessante, perché è un po' che i ragazzi non colgo nulla di colpito. Assaporo la battaglia d'anni. C'è ancora vita in questa vecchia. Mantello da maestro. Fatevi sotto, figli di scrofe. Troverete ferro da assaggiare. Oddio, ragazzi, volevo un'arma. Eccolo, fedele. Guarda quanto è bello fedele con la mia arma. Credo mancasse solo lei. Basta, basta, è morta. Guarda, Finn, il tesoro l'ho già preso, eh. Comunque, ragazzi, non so se si è capito, ma sono tornato ed è tardissimo. Ah, ora ci siamo. Ah, mo sì, eh. Cos'hai trovato? Una cassa di monili d'argento. Più che sufficienti per accontentare tutti. La porteremo alla nave. Una dura battaglia. La prima di molte, Oswald. Sei pronto a combatterle? È regolare. Questo sarà il mio dono per i fratelli. Uno scudo usato. Ricchezze tali ad Elmenham da lasciarli a bocca aperta. Ma questo sarà un simbolo della mia dedizione alla battaglia. È un buon inizio. Ci stanno a chiamare, ragazzi. Abbiamo parcheggiato la nave in doppia sfila. In doppia sfila. Porta tutti i tesori che puoi a Northwich. Poi convoca i fratelli. Ci vediamo là. Vabbè. Olè, il valore di vabbè, ragazzi, non so parlare. Ok, quindi andiamo a Norwich. Nessun fiero guerriero danese si farebbe guidare in battaglia da questo rammollito. Può darmi tutti gli scudi che vuole. Intendi dire che rifiuti i miei doni, brother? Mi stai facendo perdere tempo. È un'offerta generosa, fratello. Sarebbe stupido rifiutarla. Se rifiuti, l'onore della tua stirpe sarà macchiato per tutte le generazioni a venire. Stanne fuori, morso di lupo. Accetta il dono, abbiamo altri problemi. Cazzo. Un uomo di Rued. Sì. Piccava il naso vicino alle mura, cercando un modo per infiltrarsi con mezza dozzina di uomini. Se ce n'è uno, ce ne saranno altri. E ora lo sapremmo se non l'avessi ucciso. Ero andato a svuotarmi e mi ha colto di sorpresa. Ho dovuto scegliere tra lui e il mio arnese. Hai fatto bene in questi casi. Quindi Rued sta lanciando una controffensiva. Dove l'hai incontrato? Appena fuori dalle mura di Northwich, proprio sulla riva. Staranno cercando una via per far infiltrare i loro incursori. Gesù, ci serve un prigioniero da interrogare. Andrò io. Voi restate qui e non fatevi vedere. Se avvisterò qualcuno di sospetto, lo porterò qui. So fa proprio di tutto, I ragazzi. I cognitori di Rued saranno accampati vicino al fiume, fuori dalle mura. Uno sì. Di loro parlerà. Siamo a fare di tutto per ingraziarci questi qua, eh. Sinin, sei sempre super utile, ma ti utilizzo sempre troppo poco. Questo in vero ha detto. Eccoli. Piano piano, ragazzi, come uno squalo. Solo sono troppo. Uno degli uomini di Rued. Sono troppo forti. Ehi! Faccio. Aspetta, aspetta. Che stai facendo? Io allevo solo maiali. Non sei un po' troppo armato per allevare maiali? Sta giù, verme. Ho degli amici che vorrebbero parlarti. Beh, easy peasy, ragazzi. Mettimi giù, te l'ho detto, allevo vacche. Lasciami andare, danese. 2 secondi fa hai detto di allevare maiali. Non c'è nulla di strano, allevo molti animali. Sei danese quanto lo sono io. Risparmia il fiato, bugiardo. E io non sono danese, quindi. Forza, si va. Lui non ha visto niente, chiaramente. Capirai. Te sbaglia, fa il tuo lavoro. È Rued che ti ha mandato qui. Parla, e forse vedrai sorgere il sole. Sporco maiale! Schifo. Non ti farai degli amici così. Un insulto del genere merita la morte, ragazzo. Io dico di ammazzarlo. Non dargli il tempo di riprovarci. Te lo chiederò di nuovo. Perché ti aggiravi intorno alle mura di Northwich? Sono venuto a porgere i miei omaggi, mio signore, a Oswald, la donnicciola più famosa dell'Anglia. Noi qui abbiamo due
obiettivi. La prima è farci dire perché sta qua, no, insomma, farlo parlare. E l'altra però è non fare la figura dei cioccolatai davanti ai fratelli di nostra moglie. Posso andare avanti tutto il giorno, sacca di sangue infetto. Dammi solo una scusa. Leccami il buco del culo. Aspetta che tiro fuori la lingua. Dimmi, come si sente ora il tuo culo? Quando il braciere di Dunwich sarà acceso, Rue e dei suoi attaccheranno. Vogliono entrare a Northwich dal suo muro più debole. Voi danesi d'Anglia vi siete rammolliti ormai. Rued ti saluta, mia signora. Lo rivedrai molto presto. Ora morirai. È sufficiente. Ora puoi morire. Ha sputato al re, ragazzi, deve morire. Spiazza. Non era necessario. Sì, sì. Ti ha insultato davanti a tutti i presenti. Dovevi ucciderlo tu stesso. L'ho fatto apposta, ragazzi, pensando ai fratelli che avrebbero pensato. Non permetterò che nel mio regno sia versato sangue inutile. Mai più. Oh, ma da scadarrato in faccia. Sparmiarlo era un rischio. Valdis, quest'uomo sembrava conoscerti. Perché mi sa che Valdis sa faceva con Rued. Rued era mio marito. Oh! Tuo marito? Cosa? Sei già sposata? Lo ero. Siamo separati da 5 estati. Non mi sarei mai aspettata di trovarlo qui. Né lo avrei voluto. Oh cacchio. Possiamo difendere l'Anglia orientale solo rimanendo uniti e incolumi. Con Rued che imperversa non faremo niente di ciò. Devo parlargli di persona. Da uomo a uomo. Non c'è posto per lui nell'Anglia. Sarò io a dirglielo. Sì. Bene. Domani inizierò a cercare un nuovo re. È stato bello. Bravo, conoscerti, mio signore. Rued si mangerà i tuoi polmoni per cena, Oswald. Ti conviene lasciarlo stare. Ci vado io. Se voglio essere un re degno, devo incontrare l'uomo che ci tormenta. Accenderò il braciere di Dunwich, dunque lo affronterò. Sei certo di volerlo fare? Un incontro con Rued in campo aperto è rischioso. Non c'è altro modo. Dobbiamo affrontarlo. Non possiamo esitare. Vieni, Oswald. Si va a Dunwich. E ovviamente mi aspetto di trovarvi tutti là. O l'eco della vostra codardia risuonerà nelle parole delle saghe. Di certo state per dirigervi a Dunwich. In pratica, ragazzi, ci con un po' di psicologia non ce l'abbiamo fatta. Non parlare per noi, reggente. Devo forse ricordarvi cosa ci farebbe Halfdan se l'Anglia orientale cadesse nelle mani di Rued. Andiamo a incontrarci con i nostri alleati e vediamo se un ritorno trionfale. Ah, dite che torna Halfdan. Dunwich. Oltre il Dunwich la beffa. È tempo di accendere il braciere. Lo farò io, tu parlerai. Brotir, Valdis e io perlustreremo il molo. È meglio evitare sorprese. Oswald e io attenderemo che il braciere sia acceso. E tu che fai, Oswald? Niente. Guardi da lontano. L'ingresso principale è sorvegliato. Da lì non entrerai. Troverò un altro modo. Ti guarderemo le spalle. Leggimi la targa, Oswald. Che mo ti faccio vedere io come si conquista un regno. Allora, elimina gli uomini. In realtà non è importante farlo in maniera stealth o no, visto che, ragazzi, sono un po' rincoglionito. Pensiamo agli uomini di Rued e accendiamo il braciere. Ma posso andare dritto? Ah, no. Oh, sì. Bravo. Zona vietata? Ma mi stanno a seguire? No. No, fatti come gatti. Ragazzi, nel pertugio giusto. Sono proprio uno scavatore di buchi. Ah, è questa? Che fai, lo lasci qua? No. Ma intanto già ho razziato qui, ragazzi. Attento a come parli. Ah, quindi lui si vuole riprendere la moglie di Oswald, la promessa sposa. Magari, ragazzi, quel bigliettino che avevamo visto che gli era stato recapitato, magari era proprio di Valdis. Sì, di Rued. Fermati! Bello! Ti aspetta.
No, mi potevi fare. Ora ti affetto. Ora mi affetti col cocchè, con l'arco. Madonna, raga, ma li one shot. Preparati, ti trafiggerò. One shot. No! Ok, oddio, io mi sono salvato. Oddio, mi sono salvato. Lui no. Questo era l'ultimo. Quando il braciere sarà acceso, arriveranno anche gli altri. Ma sì, si gode, e si gode. Tutto molto semplice, ovviamente, Difficile è stato stanarli. Arriveranno con le navi. Una sorta di faro primordiale. Odino mi concede il suo favore. Un pugno di uomini morti in cambio di un regno fiorente. E il ritorno della mia sposa. Che gran giorno. Caro Guglielmo. Tu... non ti conosco. Non ti serve conoscermi. Rivolgiti al re dell'Anglia orientale e inginocchiati mentre lo fai. Chi mi ha cercato? Tu, Valdis, amore mio? E perché avrei dovuto farlo? Dopo 5 gioiosi anni lontano dalle tue fetide palle. Sono stato io, Rued. Tu... Oswald, il presunto re dell'Anglia. E futuro marito di Valdis. Prendi i tuoi uomini e vattene. L'alleanza tra danesi e sassoni ci fortifica. Voi predoni non ci avrete. Devo salpare per la Danimarca a mani vuote, quindi? Dopo un viaggio così lungo. Avrai il mio peso in argento. No, il mio bene, pensavo. E il grano in abbondanza. Ho già preso 10 volte tanto. Qual è il vero premio? Ti farò un'offerta, porcaio. Un Holmgang, noi due soli, per il futuro del tuo regno. Azza. Accetto. No, ma prende la sveglia. Accetto. Uno scontro mortale. Il regno sarà il premio, che sia chiaro. Bene, ci siamo. Il quadrato è pronto. Appena ti è possibile, porta in salvo Val di Sei Fratelli. Oggi non devono combattere. Questa terra ha bisogno di loro. Fammi combattere per te. No, Rued ha sfidato me. Quando sei pronto, gran re della merda! Sono pronto! Io conosco il re della mercia. Guarda. Altro sovrano sassone si inginocchia. Chiamami re, poi ti sgozzerò. Puoi giocare sporco, così. Re Rued, ti ordina di crepare! Oswald! Devi chiamarmi re! Cioè? Si sono buttati tutti e due. Via! Ora! Via! Muoviti! Senza musica così. Via, via. Vabbè, non si è triggerata la musica. Va bene, va bene. La farò io. Pam 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 pam. Non è che sono rimasti indietro, no? Dai, veloci. Fuggite, sciocchi. No, non mi dica che me ne è rimasto uno là. Siamo fuggiti. Sto babbo di minchia. Sacco di sterco. Brother. Tanto che faceva il gallo, poi. Per te corri, ma vuoi correre? Lo stiamo tutti aspettando. Cioè, alla fine, ragazzi, ho distrutto tutto. Solo perché un brother. E ora sì. Desistono.
Sono morti tutti. Perché sono dovuto andare a riprendere tuo fratello? Siamo abbastanza distanti. Possiamo riposare. Per Thor si è battuto bene. Ardeva di fervore. Dobbiamo tornare indietro. Raga, è cascato da una scogliera. Pesava 30 kg bagnato. Questo ce lo siamo giocato. Va a cercare un altro re. Non si sopravvive a quella caduta. Dobbiamo prepararci a un altro attacco. Ragazzi, forse è sopravvissuto. Diamo una speranza. Oswald potrebbe essere vivo, così come Rued. È possibile. I nemici sfrutteranno il loro vantaggio. Dobbiamo essere pronti. Andremo a Northwich. Vediamoci là appena puoi. Beh, noi continuiamo a aiutarli, ragazzi, perché se anche non c'è più quel re, prima o poi un altro arriverà. È morto da eroe, non c'è dubbio. Se non lo accoglierà il suo dio, lo faranno le Valchirie. Smetti di infradiciarti di idromele. Cosa dirò a Jarl Halfdan ora? Ho fallito di nuovo. Può ancora riscattarti, amico mio. Però effettivamente, ragazzi, cioè, un re morto dopo l'altro. Non hai fallito. Il clan di Rued ora è più debole. Possiamo ancora estirpare il male da queste terre. Quale Thane vorrà rischiare la pelle ora? Oswald era l'ultimo rimasto con un brandello di coraggio. Possiamo attaccare quel che resta del clan di Rued prima che colpiscano loro. Facile a dirsi. I suoi sono asserragliati nel castello di Burg, una fortezza sul mare. Sul mare? Quindi deve avere un porto. Infatti, difeso da un cancello in ferro robusto, rinforzato con puntelli di legno, molto difficile da sfondare. Il legno brucia. Vero, ma come lo raggiungiamo? Riempiamo la tua nave d'olio e la spingiamo in fiamme contro il cancello. Ci vedrebbero! Non riusciremo ad avvicinarci alle mura. Raduniamo una milizia, un'armata di contadini. Lanciamoli contro l'ingresso principale come diversivo. Sassoni disposti a morire per un mucchio di danesi? È improbabile. Può funzionare, Finnir. Se lotteranno in nome di Oswald, non avranno bisogno di altro coraggio. Ehi, voi! Avete saputo della sorte di Thane Oswald? Abbiamo saputo. Ha trascinato Rued all'inferno, quel diavolo danese. Rued non c'è più, ma il suo clan infesta ancora l'Anglia orientale. Vi unireste a noi per liberare il regno da quei cani? Per Oswald? Sì, qualunque cosa. Due sassoni entusiasti non fanno una milizia, ma forse c'è una possibilità. Posso andare a Elmenham a radunare gli uomini rimasti di Oswald? Ma chi altri si unirà a noi? L'intendente di Theodford, Winston, è una vecchia sanguisuga, ma darebbe la vita per la sua terra. Possiamo accamparci vicino alle rovine a nord del castello di Burg. Vieni con me, Finnir. Facciamo visita all'intendente. Spero solo che Theodford sia rimasta indenne alla violenza di Rued. La speranza scarseggia in questo regno. Può darsi, ma preferisco avere qualcosa a cui aggrapparmi piuttosto che andare allo sbando. Ah, io ho preso il cavallo suo e lui il mio. Ok, andiamo a Theodford, ragazzi. Vediamo se... Il clan di Rued pagherà indisturbato per il regno. Presto il popolo dell'Anglia orientale verrà devastato come questa terra. E noi che cosa facciamo? Cavalchiamo nelle paludi sperando che un mucchio di contadini spaventati ci aiuti. Che combatta per un re che tu gli hai donato, Finnir. Ricordati. Il mio compito era trovare un re, non proteggerlo contro ogni pericolo che gli si parava davanti. Oswald non era stato incoronato, non si era sposato. Sembra tu abbia ancora da fare. Certo, certo, lo so. Non occorre che mi ricordi il mio fallimento. Guardati le spalle, potrebbero essere ancora vicini. Theodford è più avanti. Non riesco a parlare oggi. Gli uomini di Rued sono stati qui. Guardati le spalle, potrebbero essere ancora vicini. Beh, li abbiamo visti lì fuori le mura. Ma ancora qualcuno c'è? È tutto perduto, intendente. Tutto quanto. Vabbè, posso parlare? Sì, grazie. Allora, ragazzi, questa è stata la mia primissima prova di Assassin's Creed Valhalla. E provando e provando, ho sempre pensato... Allora, queste missioni sono un po' blande, non credete? Hai un bel coraggio a venire qui quando la tua gente ci ha fatto questo. Il clan di Rued è tuo nemico, non io. Io vengo per conto di Oswald di Elmenham.
Sei comunque danese. Ed è a causa tua che Oswald è morto. E il regno è precipitato nel caos. Cevor, che c'ha proprio la faccia, ma questo da me che vuole? Oswald era un mio alleato. Oswald è morto per difendere l'Anglia orientale. Per difendere te. Non farai altrettanto? Cosa? Morire per una causa persa? Ho già i miei problemi. L'Anglia orientale cadrà se non sconfiggeremo il clan di Ruet. Combatti insieme a me, per Oswald e la tua gente. Bel discorso, ma gli uomini di Teathford hanno già le loro battaglie. Ma quello, che devo fare io? Mo sicuramente dovrò fare. Occorre un'ascia in più. Io sono qui. Esatto. Sicuramente mo lo dobbiamo aiutare, se lo aiutano noi. Kingsbury. Gli uomini di Rued l'hanno preso 2 settimane fa. Non avrò pace finché non tornerà il nostro. Risparmia le forze. Io e i miei razziatori prenderemo il villaggio. Tu potrai unirti a noi nella battaglia a venire. C'è solo un piccolo problema. Io l'ho già ripulita. Se manterrai la promessa, le lance di Teltford saranno tue. Riferirò la notizia al nostro avamposto, Eivor. Raggiungici quando potrai. Ci vediamo là. Nella chiesa di Kingsbury, in cima alla torre, c'è un corno. Se avrai successo, suonalo e saprò che avrai mantenuto la parola. Sì, ma come detto, l'ho già fatto, ragazzi, perché questa zona l'ho tutta ripulita. No, no, non del tutto come altre, però. Va bene, adunata di spade. È questo che stavo cercando di dirvi, ragazzi. Andiamo, va. Andiamo a razziare, ve lo dico mentre combatteremo. Insomma, ragazzi, è questo tipo di struttura che mi ha fatto pensare che forse non tutte le missioni di sto tipo sono interessanti. E quindi quando ho fatto la prova e mi hanno fatto provare solo sto tipo di gameplay, insomma, sto tipo di storia, perché questa, vi ripeto, è stata proprio la mia primissima in assoluto. Cioè, bello il gameplay e sono rimasti. Infatti va sempre detto, secondo me il gameplay è uno dei top per quanto riguarda Assassin's Creed. Divertente, mi piace. Infatti mi sta... Oh, tu hai rotto le palle, mo te lo dico proprio senza problemi. Bella dag, che sta fanno? Devo suonare il corno e segnalare la vittoria. Vedete, è già vinto. Ma noi, ragazzi, siamo già focalizzati nel prenderci la terra. Ma soprattutto vogliamo sapere, cioè almeno io voglio sapere come finisce la storia lì ad Asgard. Allora, so come finirà. Cioè, nel senso, immagino sarà il presagio del Ragnarok e si arriverà al Ragnarok, no? E magari facciamo un combattimento con Ferri, re e lupo. Infatti dicevo, ma che ha suonato il corno prima? Eccoli i nostri che arrivano. Alla buon'ora, alla buon'ora. Poteva almeno accompagnarci. Il tendente viene a darmi manforte. Speriamo mantenga la parola. Il corno! Era così tanto tempo che non sentivo quel dolce suono! Ho mantenuto la mia parola. Dolce suono. Spero che tu onorerai la tua. Manterrò la promessa. Teotfarda si unirà a te nella battaglia contro il clan di Rued. Col tuo aiuto, forse salveremo l'Anglia orientale. In passato quel corno serviva a radunare le milizie da tutta la regione. Forse altri avranno risposto alla sua chiamata. Bene. Chiunque tu riesca a trovare. La dunata è alle rovine a nord del castello di Burg. E non fa tardi. Vabbè, la dunata di spade è stato super 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 veloce. E allora, ragazzi, andiamo a radunarci, andiamo ad attaccare ciò che rimane di Rued. Sembrerebbe che la flotta dei più di qualcuno riunita è pronta. Sì, ha risposto presente a questa chiamata. Cioè, pieno di danesi. Danesi che lotteranno per un re sassone. Mi piace st'idea. Stanno arrivando uomini da tutta l'Anglia orientale e le nostre navi sono pronte. L'intendente di Teotford è con noi. I suoi stanno arrivando. Molti di più. Il corno di riposo del re ha richiamato uomini da tutto il regno. Avremo l'armata che ci serve. Sembra che il sogno di Oswald si sia avverato. Sassoni e danesi uniti per la stessa causa. Peccato lui non sia qui a vederlo. Ma se ha solo dovuto buttare una scogliera. Le forze saranno pronte. Sei pronto a dare il via all'assalto? Siamo pronti. Sono. L'obiettivo è il castello di Burg. Dicono che sia impenetrabile. Bene.
che si tengano strette le loro false convinzioni. Col favore della notte, Valdis guiderà l'armata al portone principale. Distratti gli uomini di Rued, noi giungeremo al cancello sul mare dall'acqua, alle loro spalle. E una volta dentro, non lasceremo chiusa neppure una porta nel castello. Gli uomini di Rued non potranno barricarsi. La tua nave è pronta? Attende il suo momento di gloria. Hanno bisogno delle tue parole. E mie. La vostra terra è sull'orlo della caduta. Bruciata e saccheggiata dal clan di Rued. Porta le cicatrici di una lunga guerra. Ma oggi ce la riprenderemo. Oggi lottiamo per la vostra casa e domani la ricostruiremo. Per l'Anglia. Per l'Anglia. L'ora è giunta. Oggi libereremo l'Anglia orientale dal clan di Rued. Per sempre. Mai convinto, Eivor. Non ai livelli, che ne so, di Braveheart o del Signore degli Anelli, ma neanche di 300, però dai, hai fatto il tuo discorsetto. Madonna, io mi ricordo, ragazzi, prima dei compiti in classe di matematica, sempre recitavamo, insomma, il discorso di William Wallace prima della battaglia contro gli inglesi, no? Quello fomenta. Un po' modificato per, insomma, mandarlo incontro ai logaritmi piuttosto che alle disequazioni, ma... Ricordi il sogno che ti ho raccontato? Navigavi attraverso Helheim su una nave infuocata. Oggi potrebbe avverarsi. Sogni, vita. È possibile che siano la stessa cosa. Già, e noi ne sappiamo qualcosa. Guardate lì, ragazzi, le razzie che possiamo fare. E effettivamente stiamo andando nel castello di qualcuno che è lontano da noi, cioè non è in Inghilterra. Questa notte sì, solcherò i mari scandina, cavalcando un destriero infuocato, e mi getterò nel porticare di spade. Le acque arderanno di gloria insieme a me. Certo, Eivor, certo. Doug è preparate con noi. Le canaglie di Rued ci vedranno arrivare. Fedele è con noi. C'è anche Brina? Sì, eccola lì giù. Ragazzi, tutti quelli che abbiamo incontrato in questo viaggio sono oggi su questa nave. Andiamoci a prendere quel castello che si dice essere inespugnabile. Ci hanno avvistati. Forza! Avanti tutta! Avanti, Dodos. Preparatevi all'impatto, uomini! Helheim pioverà sui nostri nemici. Che pensiero gentile. Ci riservano la stessa accoglienza. Frecce! Attenti! Scudi! Le Valchirie li prendano in fretta. Ragazzi, Helheim è il regno dei morti, eh? Tenete pronti i vostri scudi. Dove c'è Hel? Guardate, alcune dracche sono cadute sotto i colpi incendiati. Preparatevi, uomini! Schiaccia! Ora! Dai, Eivor, però non restare lì. Si combatte? E guerra sia. Avanti! Posizionate l'ariete! Dobbiamo aprire le porte! Carica! Aspetta, prima apriamoci un passaggio. Oh sì, Eivor. Questo non si è manco spostato. Che sta succedendo? Vabbè, comunque, ragazzi, il mio discorso di prima era semplicemente rivolto alla... a quanto uno è coinvolto in questa lotta, no? Cioè, noi andiamo nei vari paesi, nelle varie zone dell'Inghilterra a ingraziarci. Vai, buttatelo giù. Passa. Portatelo avanti. Mentre loro lo faranno, noi puliremo.
Quindi, diciamo, andiamo nei vari territori, scopriamo che è successo. Però è chiaro che alcune cose ci possono coinvolgere di più rispetto ad altre, ecco. Sì! Oh! Ah, oh, guarda sti contadini quanto menano! Oswald è vivo. Non so, Oswald è vivo! Eivor, sei tu? Fa silenzio, rammollito! Resisti! Finirà tutto molto presto! No, non preoccupatevi per me! Non dovete! Taci, idiota! Dunque a questo siamo giunti, morso di lupo! Due danesi che lottano per uno sporco bastardo sassone! Se è proprio questo cane che vuoi, vieni a prenderlo! Me lo venga a prendere sicuramente, ragazzi! Ah sì, da questi. Si va? Ah, andiamoci a riprendere il nostro re! Il popolo dell'Anglia orientale si è espresso! Ah, è uno contro uno. Oh, l'amico dei sassoni è qui per combattere. Un clan dei miserabili, il tuo, Rued. Sì, un clan che ha razziato queste terre per due stati. Combattiamo contro un cane. Chi è stato in live sa. Chi è stato in live sa. Vieni, lupo. Guarda, da fuoco a... Accogli il dolore. E te alla fine, Rued. La battaglia non è ancora finita, Oswald. Fuggi, Rued! Ma quanto cacchi di leva? Trattiene la mia lama! Non prima di aver prosciugato ogni risorsa disponibile. L'Anglia orientale avrà il suo re e non sarai tu! Quel ridicolo verme ingabbiato. Devi essere cieco per appoggiare un uomo simile. Stanisi lotta per un re sassone. Le saghe male... Nonostante i tuoi sforzi, ti attendono solo le fredde ombre di Nilfheim. Il Valhalla è il mio destino, ma non lo raggiungerò certo oggi. Perché dici? Un danese lotta con tanta energia per un sassone? E per questo poi? Lui possiede ciò che a te manca. L'attitudine al governo, al comando. Tu non sei altro che un saccheggiatore e un assassino. È morto. Lui infuocava l'arma e io l'avveleno. Grazie. E adesso, ragazzi, di nuovo uccidere o lasciare in vita? Ti sei unito a questi inetti porci senza palle. Per cosa? Per un pezzo di terra e una promessa di pace? Eivor, no! Sarà giudicato davanti a Dio, secondo la legge. Il mio regno non avrà inizio con altri spargimenti di sangue. Un altro pietoso lamento. Quest'uomo pagherà con la vita le sue violenze, secondo l'antica legge. Questa terra è di Oswald. Ne è il re e lui deciderà. Eivor si piega forse ai re? Opporsi a un re sarebbe un'infamia. Il suo onore va preservato per il bene del regno. E che ne sarà del tuo onore, Eivor? Sei disposto a sacrificarlo? Gli mette la pulce nell'orecchio. Rued morirà. Allora, ragazzi, se dovessi prendere io la scelta... Lui comunque si è comportato male, però... Devo essere sincero, noi siamo venuti qui per fare una cosa, prendere un re e metterlo sul trono, ma soprattutto ingraziarcelo. Quindi, lo vuoi vivo? Tienilo. Il legittimo re dell'Anglia orientale ti ha risparmiato la vita. Così sia. La compassione è una virtù che si addice a chiunque, anche a te. Anche a me. Ho fatto tutto io. Soprattutto a me. Sono un galoppino, porca miseria. Ragazzi, abbiamo ucciso. Ucciso in realtà. Abbiamo conquistato una fortezza inespugnabile.
Castello di Burg. Pensate che potremmo ripassare da ste parti, secondo voi? Dovrei parlare con Oswald, vedere se sta bene. Avete sconfitto! Alle navi! Ti ringrazio di avermi ascoltato, Eivor. So quanto vale un gesto simile. Sembra tutto quasi come un sogno. Ma non stai dormendo. Bello scontro, davvero, molto bravi. Mo stasera. Ci sei anche tu, amico mio. Se avessi saputo che eri ancora vivo, sarei rimasto a Northwich. Guardatevi intorno. Una lieta occasione e una gloriosa vittoria. E presto avrà luogo qualcosa di ancora più grandioso. Il nostro matrimonio, mia amata. Se mi vorrai ancora. E perché non dovrei? Ho combattuto male. La rabbia rovente di quel bruto mi ha sopraffatto. E non ho... Oswald, ascolta. Hai combattuto con il cuore e con l'anima. Ed è ciò che farai sempre. Vieni dunque. C'è molto da preparare. Non mi dispiace, vai, vai. Una donna da sposare e un regno da guidare. Chi non li vorrebbe? In molti sono morti per questo. E tu, Finnir? Provi invidia per certe cose? Non direi. Il cuore arde, ma il corpo soffre. Desidero soltanto dormire un po'. Ho visto una balla di fieno là fuori. Più tardi, Eivor. Ora devo curare i feriti. Dunque ci rivedremo al matrimonio. Sì, non mancherò. Dovrei tornare a Elena. Insomma. Il matrimonio di Oswald inizierà presto.